Le pieghe del corpo riguardano i tre foglietti embrionali, sia l'ectodermico che il mesodermico che l'endodermico. E ovviamente abbiamo detto che incominciano nella regione cefalica, poi si espandono lateralmente per completarsi con la piega caudale. Ovviamente, in parallelo con la formazione delle pieghe del corpo, dobbiamo considerare lo sviluppo di tutti quanti gli organi e dal momento che abbiamo detto ripetutamente che lo sviluppo procede in direzione cranio-caudale, alle pieghe craniali si accompagnerà un notevole sviluppo della componente encefalica. Nel nostro modello di cera vediamo infatti in superficie che nella regione craniale l'encefalo è perfettamente sviluppato e si notano anche gli abbozzi di alcuni organi di senso che sono annessi e strettamente legati al sistema nervoso. Ma per quanto riguarda le pieghe del corpo possiamo vedere che lo sviluppo dell'encefalo che ha determinato la flessione in avanti della testa ha permesso la completa chiusura della piega cefalica, la quale sta già interessando, espandendosi lateralmente, anche il tratto toracico. Lo possiamo vedere dalla presenza del cuore come organo in sviluppo e sta interessando anche il primo tratto dell'intestino. Per tutto quanto invece la regione caudale, il nostro embrione è ancora piatto sul tuorlo e di conseguenza non si osserva la formazione né di pieghe laterali né della piega caudale. In questo modello, che ha uno stadio successivo di sviluppo, possiamo osservare un ulteriore differenziamento nella regione encefalica, ormai completamente differenziata, con l'abbozzo dell'organo della vista e l'abbozzo dell'apparato statoacustico, quindi la piega cefalica è completamente chiusa. Le pieghe laterali sono notevolmente sviluppate, in questo caso sono aperte per mostrarci la presenza del cuore nella cavità toracica e anche la porzione dell'intestino anteriore è perfettamente chiuso. È ancora aperta tutta la regione dell'intestino medio e dell'intestino posteriore, ma possiamo vedere come all'estremità caudale la piega caudale del corpo si sta delineando in modo specifico per indicare appunto il completamento della piega caudale. Allora, dalla porzione cefalica ci si allunga la porzione laterale e da ultimo si completa la piega caudale. Queste pieghe alla fine convergeranno nella regione dell'intestino medio, dove troveremo il dotto vitellino o il cordone ombelicale se stiamo parlando di mammiferi.